Bene, questo piccolo video è diciamo un video reporter di una conferenza tenuta nella presentazione di un libro ad Ancona, a Osimo, scusate, per opera di Vincenzo Del Piano, che è uno psicoterapeuta, e il libro in questione è Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio. Leggo brevissimamente dalla terza di copertina del libro una spiegazione, un sunto veloce, anche perché purtroppo la videocronaca è partita un po' tardi perché siamo arrivati un po' più tardi rispetto all'inizio della spiegazione del libro. Allora, velocemente, la libertà delle nostre scelte e delle nostre azioni ci sembra spesso il più naturale e incontrovertibile dei dati. Recenti osservazioni neurobiologiche, tuttavia, suggeriscono che noi acquisiamo consapevolezza delle nostre intenzioni di agire solo dopo che il comando cerebrale del movimento è già partito. Parrebbe dunque che, in linea di principio, le nostre scelte possano essere previste da un osservatore esterno, prima che noi le compiamo. Ma questo non indica forse che l'idea di libertà e quella di responsabilità morale che ne dipende sono soltanto illusioni? In realtà non è detto che sia così. La discussione sul libero arbitrio, uno dei misteri più antichi ed affascinanti del pensiero umano, è infatti ancora aperta e oggi vede l'appassionata partecipazione non solo dei filosofi, ma anche di neurobiologi, psicologi e scienziati cognitivi. In questo volume, i massimi esperti italiani e internazionali analizzano il contributo che a questo dibattito offrono le sorprendenti e controverse acquisizioni della neuroscienza contemporanea. Il libro è edito da Codice Edizioni, come detto gli autori sono De Caro, Lavazza e Sartori, e vi leggo la quarta di copertina giusto per completare questo quadro veloce sul libro, poi lascio il video al relatore, appunto Vincenzo Del Piano. La quarta di copertina: la libertà è indispensabile per pensarci responsabili delle nostre decisioni e delle nostre azioni e per dare senso a nozioni come quelle di merito, biasimo, premi e punizioni. Oggi però le più recenti acquisizioni neuroscientifiche mettono in crisi l'idea che gli esseri umani possano scegliere e agire davvero liberamente. Allora, la libertà è solo un'illusione? E con questa domanda, diciamo che finisce la introduzione del libro e si suggerisce un pochettino la curiosità verso il libro, che appunto verrà spiegata dal relatore Vincenzo Del Piano, che ho filmato in maniera molto empirica, diciamo. Ma che comunque mi sembrava giusto portare all'attenzione degli utenti di YouTube. Buona visione. Determinanti psichiche di quella persona c'era che la cosa più conveniente da fare per lui in quel momento era prendere un'arma e uccidere. E Giorgio accennava, anticipando parte del discorso, che c'è un dramma, no, di decisione nella psicologia forense relativa a cose per cui consideri tale nome. Per esempio, la signora verosimilmente effettivamente l'autrice di quell'infanticidio. Ora, se quella persona però è agito in uno stato crepuscolare, cioè nel momento in cui quella persona sostanzialmente non poteva non fare quella cosa che ha fatto, ecco, anche la sua punibilità diventa molto opinabile, perché si tratta di mettere in galera un corpo il cui sistema nervoso, eccetera, eccetera, si era costituito per esperienza in maniera tale da uccidere quel minore. Ed è quindi la questione molto complessa, però per tutto il discorso che faremo tenete presente che mai nessuno dubita del fatto che ciascuno di noi opera in base all'esperienza, alla valutazione che ne ha fatto, i suoi stati d'animo, i suoi desideri, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi questa sensazione che ognuno di noi ha, meno male, di agire sempre con piena libertà, avendo ben pensato perché e per come fa quello che sa che sia via a fare, ecco, questo non viene messo in dubbio da nessuno. Si mette in dubbio che tutte quelle premesse in base alle quali si opera un'azione costituiscono una vera e propria libertà. Ora, poiché davvero mi piacerebbe riuscire a promuovere il libro che si articola con grande equilibrio in 8-10, adesso non ricordo, capitoli, che cominciano appunto da una valutazione, dall'esposizione di questo fatto che il cervello decide prima che noi lo sappiamo.
Questa cosa, sì, questa cosa, e questa la troverete nel primo capitolo, uno dei primi capitoli, cioè posso prevedere quello che farai. Ora, questo assunto che il cervello decide prima che non lo sappiamo significa questa cosa qui. Anche ordinariamente, poi ci sono di casi particolarissimi, anche ordinariamente il nostro sistema nervoso delibera qual è il nostro sistema nervoso, quindi il cervello, cioè, mi piace essere preciso, è tutto il cervello, è tutto il sistema nervoso e anche gli organi interni che ci fanno agire. Io sono fumatore non perché lo dico il cervello, ma perché lo dice il fegato. Un bevitore non è bevitore perché vuole bere qua, ma vuole bere nelle glandole suprarenali, eccetera, eccetera. Quindi sembra un po' più pignolo. Comunque, il sistema nervoso, il cervello, decide quello che dobbiamo fare perché è in possesso di tutte le informazioni relative alla circostanza in atto. E quindi immediatamente decide che in base a tutte quelle informative, a come si costituisce la situazione, l'azione più giusta è questa, e quindi la avvia. Dopodiché noi ci accorgiamo che stiamo facendo quella cosa lì. E poiché noi siamo l'effetto di tutto l'insieme delle valutazioni delle circostanze, non possiamo non essere d'accordo. Quindi il fatto che a noi sembri che in effetti io stia, o ciascuno di noi stia facendo proprio ciò che ha pensato prima, ecco, è ordinariamente un errore, nel senso che il nostro sistema nervoso ha deciso di fare quella cosa e quindi la fa con una frazione di tempo infinitesimale, ma neanche tanto, che si tratta di un terzo di secondo, quindi un tempo immenso a quei livelli. Noi vediamo che stiamo facendo quell'azione e pensiamo di averlo deciso un mezzo secondo prima, quindi con uno scarto temporale in anticipo. Invece non è, perché già nel 1980 ci furono degli esperimenti quali con le tecnologie allora possibili dimostrarono, ecco, ma non in maniera certa, che c'è questo scarto temporale a vantaggio dell'inizio dell'azione prima della presa di coscienza, oppure prima ancora dell'assunzione di volontà di fare quella cosa. Molto più, suppongo che faccia riferimento a questi esperimenti attualissimi, proprio in questi mesi, e con tecniche particolari per le quali è possibile vedere quale pezzo di cervello sta funzionando. Ci sono delle cose che nelle neuroscienze sono effettivamente meravigliose. Cioè, supponiamo che io non stia effettivamente qui, ma sia un cervello immerso in un liquido, no? E con tanti sperimentatori tutti quanti attorno, vedendo quali pezzi del mio cervello stanno funzionando, qualcuno potrebbe dire questo cervello sta pensando di stare parlando, di essere figlio, di stare parlando a un uditorio di una cosa che è concettuale. No? In altri momenti mi dice questo cervello sta pensando di cantare, perché si vedrebbe quale area nervosa sarebbe attiva. Se parlo se ne attiva uno, se canto se ne attiva un altro, verificando quale area funziona si sa che cosa sta facendo il cervello. Naturalmente se si verifica se si attiva prima un'area decisionale, adesso lasciatemi questo concetto molto vago, oppure prima l'area motoria, è evidente che se risulta che si muove prima l'area motoria e l'area decisionale interviene dopo, evidentemente il movimento è cominciato, quindi la decisione di muovere un atto è stata assunta prima che la parte di cervello che vuole lo abbia deciso. E queste sono le cose che si sono verificate sperimentalmente tempi, che naturalmente non è piccola cosa. C'è un'eccezione a questa regola per cui si conferma di questa possibilità, e quindi però se stiamo parlando di casi patologici simili, per esempio nevrosi, più quanti noi sappiamo che capita di essere coartati a fare qualche cosa che non si vuole, però non andiamo nel merito, perché stiamo parlando di patologie che peraltro si spiegano perché il cervello che
ha quel comportamento nevrotico, lo fa perché c'è un'altra valutazione delle circostanze. In altre manifestazioni patologiche, molto più gravi, c'è una disconnessione tra la parte volontaria, la parte razionale, la parte cosciente e la parte motoria. Per cui, se ha una persona che ha subito questo danno, si tratta di una lesione nel muso, se una persona sta giocando a scacchi, può capitare di pensare che gli converrebbe attaccare sulla destra la regina, e in mentre sta pensando di attaccare la regina avversaria sulla destra, la mano si muove e muove il cavallo sulla sinistra. Perché il cervello ha deciso che in base alla valutazione che esso cervello ha della tecnica scacchistica, la cosa più efficace è muovere il cavallo a sinistra. Quindi l'altro pezzo di cervello, che in questa occasione naturalmente è gravissimo per lesione, è disconnessa, può pensare quanto vuole che sia conveniente attaccare la regina sulla destra, perché l'altro sistema che muove la mano gli fa muovere il cavallo sulla sinistra. Questo naturalmente sono casi limite, malformazioni gravissime, siamo in stato di arto fantasma, c'è il corpo che fa una cosa, io non ho deciso, in effetti, però dovremmo avere un'altra settimana di discussione, si tratta di capire chi è io. Ma insomma, essendo io è quello che io credo che sia la mia volontà che si esprime in ragionamenti, ecco, non è lo io che decide di muovere il cavallo, è qualche cos'altro che però si muove con cognizione, che non è che fa una mossa sbagliata. Ma insomma, questo per dire del posso prevedere quello che farà. Evidentemente se si è nelle condizioni di verificare quale area cerebrale è in azione, se io vedo che si sta attivando l'area musicale, dice tra un po' vedrà che canta. Ecco, allora naturalmente questo implica che sia il cervello e non qualche altra cosa, il meccanismo cerebrale, non qualche altra cosa, che appunto Sant'Agostino poi finiva con l'attribuire all'anima, e poi l'anima sarebbe quella che sa tutto ciò che io stesso non so, quindi l'anima è diventata al bene, perché non è stata coinvolta come il corpo nel peccato, è libera di fare, conosce tutte le cose, sa qual è il bene ed è libera di farlo, cose che, fate le digressioni, ecco, insomma, dopo la cacciata al paradiso terrestre, secondo il racconto biblico, il Signore si sarebbe offerto di discutere, quindi in un dialogo, in un colloquio, con sole tre persone, ma perché l'hanno fatto troppo grosso, cioè neanche a Mosè e a Abramo Dio si sarebbe mostrato vis-à-vis, ma ha fatto un'eccezione con Caino, con Giobbe e con Giona, perché l'hanno fatto veramente troppo grosso, con Caino ebbe l'esigenza, volontariamente bestemmia, neanche più. Ebbe l'esigenza di parlare dando a Caino la possibilità di rispondere, così come fece con Giobbe e con Giona, perché sappiamo che aveva combinato Caino, ma doveva spiegargli questa frasetta alla quale Sant'Agostino si attaccò: se tu vuoi, tu puoi, il male è alla tua porta, ma se tu vuoi, tu puoi. Ora, se tu vuoi, tu puoi, significa libera vita, responsabilità piena, eccetera, eccetera. Questo è il motivo della assoluta intransigenza delle chiese abramitiche nei confronti del libero arbitrio. Se salta il libero arbitrio, salta il concetto di colpa, salta quello di peccato, salta anche quello di punibilità. Sto dilungando. Sugli altri, un discorso per cui l'illusione della volontà cosciente. Ecco, qual è la localizzazione della volontà? Nel senso che c'è una parte di sistema nervoso che sa che sta pensando a quello che vuole, ecco, ma c'è un'altra parte che invece vuole e quindi attua. Quindi qui davvero non mi dilungo, perché se vi interessa scendiamo nei dettagli. Però la questione interessante dal punto di vista neurofisiologico è che non è possibile individuare un posto dove si vuole e quindi si fa. C'è un posto in cui si vuole e c'è una molteplicità di posti nei quali invece si opera, sia che il comportamento o un'azione qua. Quindi il fatto che
abbia l'illusione di avere coscientemente voluto è localizzato da una parte. Un po' come, per spiegarmi, è un po' come se io mi metto a cantare, io sto cantando con una parte dell'emisfero destro ed è il lobo frontale che dice: ah, come sto cantando bene questa sera. Ora, non è il fatto che io voglia cantare, che magari si colloca nel lobo frontale in cui io sono cosciente che voglio cantare, e anzi sto cantando pure bene, la reazione del cantare si svolge da un'altra parte, così come quella del io vorrei e quindi io faccio. Bene? Ora, insisto coerentemente in un discorso, un altro autore, perché questa è una raccolta, ecco, esiste la libertà se sono i nostri neuroni a decidere quello che noi dobbiamo fare? E in effetti devo dire che questa è stata una cosa che ho scoperto sorprendentemente, perché è un'argomentazione che non avevo mai, alla quale non ero mai giunto neanche io. Cioè, naturalmente il problema di libertà e non libertà è da ritrovarsi all'interno di determinismo sì, determinismo no. Se io sono determinato, la mia libertà non esiste. Perché? Il determinismo assoluto comporta che se si conosce tutta un'intera situazione, la riduco al tavolo di biliardo, questa è la posizione delle palle da biliardo sul tavolo, conosco il peso, le dinamiche, io posso prevedere che se colpisco questa palla, che colpisce quella palla, che colpisce quell'altra palla, le palle si fermeranno alla fine in questa posizione qui. Il determinismo assoluto comporterebbe che in qualunque momento, conoscendo tutti i dati di partenza e conoscendo la dinamica dei dati, si possa prevedere ogni cosa che dovrà accadere anche nel tempo. Se noi siamo determinati in questa maniera, naturalmente non abbiamo nessuna libertà, perché c'è prevedibile quello che farò io stesso domani. Se invece, no? Io non sono determinato da queste cose, che cos'è che interviene? Cioè io domani, dopodomani farò sicuramente qualche cosa in base, come vi dicevo, le mie esperienze, i miei desideri, la valutazione che faccio di fatto, eccetera, eccetera. Domani, dopodomani deciderò che voglio andare, voglio comprare il giornale e sedermi a bere un caffè, dopodiché mi vedo che entro in un museo. Cioè, se non sono determinato, sarei invece nelle mani di che cosa? Del caso? Di un'altra, di quali condizionamenti che opererebbero mio malgrado? Ora, devo dire che questa, che l'avere scosso, diciamo, il principio per cui, va bene, io personalmente sono determinista, dice, va bene, ma se tu non fossi, se tu sei un determinista, e accetti di essere sostanzialmente un automa biologico. Ma chi dice di invece che non è determinato, invece si trova più libero, ma non si trova soggetto addirittura a una casualità della quale egli stesso non sarebbe d'accordo? Devo dire che questa è un'argomentazione che mi ha stupito, perché era la prima volta che la sentivo utilizzare ed è stato interessante. Io naturalmente mi riduco tutto a poche parole, ma devo dire che vabbè, questo lo lasciamo per il mio parente, sembra un po' secondario. Fino a questo, diciamo così, che questo, dunque, la libertà da illusione a necessità, ciascuno di noi, questo l'avevo già detto, ciascuno di noi dà sempre una spiegazione post factum del perché ha fatto quella cosa, perché la conosciamo, perché lo stesso insieme di conoscenze che porterebbero deterministicamente il corpo a fare in automatico reazioni sono le stesse cose che noi conosciamo, quelle che noi sappiamo di sapere, e quindi siamo sempre in grado in ogni momento di dare la spiegazione del perché abbiamo fatto questo e fatto quell'altro.
comprese le esigenze morali che ci spingono a dire sì, vabbè, avrei voluto fare quella cosa, ma io so che quella cosa è sbagliata, eccetera. Anche quando noi diciamo io so che quella cosa è sbagliata e quindi non la faccio, c'è sempre il pezzo di sistema nervoso in cui è iscritto che quella cosa mi pare brutta. Quindi anche l'evitare il male e comportarsi praticamente bene è determinato dalle conoscenze. Prego? Che disperazione. No, perché allora dopo la sollevo. Ora, le nostre decisioni. Dunque, un altro, ecco. Dunque, fino a questo punto diciamo che il libro argomenta a favore del non libero arbitrio. Questo nel libro invece si concede con grande abilità, diciamo così, a valutazione di Blives. C'è questo capitolo sulle decisioni libere e sui giudizi morali, la mente conta. Ora, dicevo già prima che non coincidono le aree della volontà con le aree che determinano le percezioni, nel senso che io posso anche percepire che una persona si sta avvicinando a me con atteggiamento ostile, no? E se dovessi ritenere che risponderò soltanto in base alle percezioni, potrei pensare di essere costretto a reagire aggressivamente. Invece il proprio per il fatto che c'è una parte di cervello diversa da quella che fa la somma delle percezioni, che decide cosa voglio, io posso sempre decidere che voglio, anziché che sto contro aggredire, indurre alla calma, posso decidere di fuggire invece di controattaccare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che si tratta sempre di questi nuovi modi di intendere il funzionamento del cervello in una maniera più complessa, più articolata tra le parti, così, e quindi che so, perché diciamo argomentazione non secondaria, e va bene, supponiamo che ci sia un impulso meccanicamente indotto, biologicamente genetico, no, a rispondere in un certo modo, per esempio quello classico che vale dai piccoli rettili fino a noi altri, di fronte a qualche cosa che ci produce dolore e danno le risposte sono sempre solo due, o si fugge o si attacca, perché sono le due risposte che ci permettono di sopravvivere. Se si fugge, si sottrae alla cosa che fa dolore e danno. Se si attacca, la possibilità è quella di distruggere e di salvarsene. Ora, però, se questo è l'impulso che tutte le specie hanno, tutte, perché è più strafisico, è che pur vero che l'uomo può fare ha una resistibilità, una capacità di resistere a questi impulsi, quindi nonostante impulsivamente o fuga o attacchi, può decidere di fare qualcos'altro, vi dicevo già prima. Quindi si comporta anche la decisione, altra argomentazione interessante, un altro autore, che cos'è una scelta? Un atto libero, un atto volontario, ve lo leggo proprio dal testo, atto libero è atto volontario proprio, che non è imposto da nessuna cosa. Agente libero è quello che gode del potere di autodeterminazione. Ecco, questa ipotesi che noi siamo, cioè capace di compiere un atto libero proprio non imposto da nulla, e che l'agente libero è quello che gode del potere di autodeterminarsi, e fa, diciamo così, è quello che fenomenologicamente, cioè appare, questa è la cosa che appare a tutti quanti, sul piano neurobiologico, dice l'autore di questo testo, non abbiamo motivo di dubitare che sia veramente così, ed è estremamente interessante, perché tutto sommato appunto la questione del che cosa sia lo io che poi si muove in queste cose, cioè io sono
l'effetto di tutte quelle determinazioni psichiche o sono qualcosa d'altro. Naturalmente con lo stendardo che tu guarda avanti tende a dire di non avere un'anima che è collocata altrove dal sistema di così come altre argomentazioni contro un modo, diciamo così, darwiniano e deterministico, la moralità non sarebbe una cosa insita nell'uomo perché ci sono delle cose che sono rigoristicamente buone e sono soltanto una serie di norme, una serie di comportamenti che sono risultati salvifici. Probabilmente se è morale non aggredire, non uccidersi l'uno con l'altro, siamo tutti quanti qui più o meno convinti che l'assassinio sia una brutta cosa perché chi non l'ha pensata così nel corso dell'evoluzione dell'uomo è morto e siamo rimasti soltanto noi altri che abbiamo questo rispetto. Quindi anche la moralità sarebbe un aspetto biologico. Ci sono delle belle argomentazioni a riguardo. Possiamo essere puniti se non siamo liberi, abbiamo già detto, come quando... Oh, l'ultima cosa estremamente interessante, ma questa forse riguarda meno, diciamo, le persone che non si interessano specificamente di questa cosa, riguarda la possibilità che nel momento in cui diamo della legittimità di punire una persona, dovremmo quantificare quanto dovremmo quantificare il libero arbitrio di cui essa gode. Attualmente, diciamo così, questa quantificazione si opera con colloqui clinici, cioè si va dalla persona che ha commesso un reato, ci va uno psichiatra, forense, lo psichiatra, e dal colloquio clinico e da altre cose dice questa persona era in grado di capire, non era in grado di capire, si trova in questa condizione, eccetera. Comunque queste valutazioni risentono moltissimo della soggettività del tecnico, con il quale può essere un modo o l'altro anche più influenzato. E quindi c'è quest'ultimo capitolo sulla possibilità di creare delle tecniche standardizzate, sostanzialmente dei test, per misurare il libero arbitrio delle persone post factum. Io, però ecco, non volevo raffazzonare, spero di essere riuscito a andare, mi fermo qua. Il più bieco materialista e meccanicista che neghi libero arbitrio non dubita affatto del, e quindi magari solleviamo la signora da qualche ambascia, che in effetti mi consentirete una valutazione personale. Cioè quando io sento l'assillo con il quale no, qualcuno si affanna a dire no, ma io lo devo avere libero arbitrio. E si dice, ma sei libero, tu sei garantito, perché non solo noi sappiamo, non solo noi percepiamo che è così, ma sappiamo con sicurezza neurofisiologica che è così che va. Che tu non puoi decidere, nessuno di noi decide in diciamo, diversamente da quelli che sono i suoi desideri, le sue aspettative, la valutazione dei fatti, le esperienze, tutto ciò che gli è diventato nella sua storia. Fa queste cose in base a questa qualità, e quindi noi diciamo, insomma, a questa qualità totale che è il suo io unitario. Cioè, quando tu hai la facoltà di agire in base a questi principi, a queste cose, quale libertà meglio di questo ti deve capitare? Che appunto tu decidi di andare a prendere il caffè e di leggere il giornale invece del museo perché sei più libero così? Quindi, diciamo, anche nella più bieca interpretazione materialistica e tecnicistica, io sono un automa biologico, determinato geneticamente, non solo le mie braccia, i miei arti, ma anche il mio sistema nervoso, l'organizzazione del mio cervello, eccetera, è determinato darwinianamente, evolutivamente, eccetera, eccetera. Tuttavia, dico io, tuttavia, ecco, l'effetto che ne viene fuori, è Vincenzo, è una cosa che qui Vincenzo dice, no, ma io la penso così perché me l'ha detto il nonno, perché me l'ha detto papà, perché quella persona mi ha fatto...
come potrei essere più libero di così? Cioè dovrei veramente entrare all'interno dei discorsi metafisici per cui mi ripugna pensare che le cose che io so sono soltanto quelle che io ho dedotto dall'esperienza e che io decido solo in base a quelle. Mi devo attaccare all'idea che invece io dentro di me c'è un'altra cosa, che si è fatto il voletto prenatale con i due cavalli slippenati, ha fatto le idee cioè è andato sul mondo delle idee, conosce cose che io non so di sapere, sarei più libero se agissi sotto l'influsso delle cose che io non so di sapere. Io non credo che noi possiamo essere, anche la più bieca interpretazione, meccanicisti, non credo che possiamo essere più liberi di così e che non abbiamo motivo di dovercene. Ora, evidentemente, ciò che noi siamo è la somma delle esperienze. Nella mia professione, più che mai, io avrò visto migliaia di persone, ma non mi è capitato mai di trovarmi di fronte a uno che non fosse somma delle cose che gli erano successe e dell'interpretazione che aveva dato. Da nessuna parte mai ho visto qualcuno che dicesse io non so dove ho appreso questa cosa. Ecco, quando mi è capitato qualcuno che non sapeva da dove aveva appreso quella cosa, si trattava di un nevrotico grave o di una persona che aveva qualche manifesta difficoltà, perciò non si rivolgeva a un tecnico della sanità. Bene. Io trovo che questo determinismo tuttavia è angosciante, non tanto per quello che io sono, io so di essere il risultato di tutto quello che ho vissuto, della mia storia, però in realtà la mia storia, io non parlo tanto come effetto del determinismo, ma dei modi con cui questo determinismo, diciamo, mi è stato iniettato. Cioè, se io sono così perché ho avuto queste esperienze, avrò avuto molte esperienze negative che mi hanno portato ad essere in una certa maniera. Cioè, io ho sempre pensato che in fondo le qualità non sono qualità, ma sono eccessi di difetto, incapacità di far del male. Però io mi relaziono anche ad un'altra persona che forse non ha la possibilità di reagire e di difendersi e che io determino per la maniera in cui sono stata determinata. È questo che trovo angosciante, non so se mi sono spiegata. No, sono stato un po'. No, a chi fa riferimento, dice, mi trovo di fronte a un'altra persona che posso. Per esempio, una madre verso il figlio, un marito verso la moglie, un fratello verso una sorella. Cioè, io sono così, lei è Vincenzo, io sono Stefania, sono felice, andiamo a prendere tutti e due il caffè e leggere il giornale. Fin quando però io non urto sulla capacità di determinare un'altra persona. Non so se mi sono spiegata. E questo è brutto, perché se io poi non ho come essere che è stato influenzato nel mio essere determinato, la capacità, cioè quello scatto di sollevarmi, malgrado le mie determinazioni, se io questo scatto non ce l'ho, nel cervello che ci vivo a fare. Chi mette sollevarsi da se stessi? E perché può darsi? Cioè, non riesco forse ad spiegarmi chiaramente. Non riesco a spiegarmi chiaramente, evidentemente. Cioè, se io sono state determinate in un certo modo, no? Posso fare un riferimento letterario? Allora, Machiavelli dice che esiste la scienza politica perché l'uomo è fatto così, ha reagito così e quindi reagirà sempre così, entro grandi limiti in quelle circostanze. Tuttavia, lui proprio quando logicamente arriva alla determinazione che in realtà l'uomo non ha la capacità di influire sulla storia perché è sempre uguale, eccetera, eccetera, c'ha quello scatto finale per cui dice sì, ma poi tutto sommato noi possiamo cambiare, al di là del determinismo. Questo scatto finale, lei come lo chiama? Dove lo porta? Nel cervello? E se il mio cervello non ce l'ha, sto scatto non c'è niente? Non lo può fare. Quindi il libero arbitrio non c'è.
E allora se il libero arbitrio non c'è, che ci stanno a fare le carceri, che ci stanno, che ci sta a fare tutto ciò che è costituito, siamo tutte vittime. E non è un'angoscia profonda, quell'angoscia che io vedo quando il carabiniere corre appresso al delinquente, mi fanno pena tutti e due, perché uno caccia e l'altro è cacciato, e sono due disgraziati tutti e due. Per piacere che qualcuno, nessuno mai aveva concordato con me. Tutti dicevano, no, lui vuole, a me mi fanno pena quelle scene. No, lei ha manifestamente ragione, la questione è questa, no? Cioè, il bieco determinista dice che sono io. Mi pregio di questa cosa. Ora, dice, Machiavelli sapeva che aveva dentro il suo sistema nervoso informazioni sufficienti sulla natura dell'uomo e quindi ne sapeva che l'uomo non sarebbe mai stato in grado di fare, di operare, eccetera. Però aveva anche un altro pezzetto di informazione sempre nel suo sistema nervoso che diceva, tuttavia, se uno diventasse così furbo da capire che non vale la pena di uccidere tutti i veneziani dal ducato di Milano e li lasciamo campare perché facciamo una bella alleanza noi in terra e loro sul mare, cioè, ecco, non è che Machiavelli non fosse determinato, che vale là un po'. Machiavelli era splendidamente determinato dalla compresenza in lui di due informazioni. Una delle quali era, facciamo la fine con i veneziani, affondiamoli nella laguna, chi si è visto, ma perché? Ora questa è una delle argomentazioni, però, visto che lei lo dice con tanta passione, a cui faceva appunto il riferimento io, ma diceva, perché c'è questa persona che secondo me, non mi fate fare uno sforzo, c'è questa persona che dice, sì, ma comunque dentro l'uomo c'è una resistibilità più di impulso. Anche se si può ritenere che la morale che hanno insegnato a tutti quanti noi sia stata determinata storicamente come la meno peggio, ma per noi altri, per altri altrove ci si comporta differentemente. Anche in questo caso la morale costituisce sempre un pezzo a sé stante che è diverso dai nostri impulsi, cioè i nostri impulsi naturali, così generati di essere, cioè per modificare un circuito, per modificare un circuito nervoso di quelli che sono significativi, ci vogliono mille generazioni, prima che ci concentriamo tutti quanti con i generazione per l'uomo significa 20.000 anni, quindi significa che qui dentro mediamente abbiamo istinti impulsi o reazioni automatiche vecchie di 10.000 anni. La morale che noi conosciamo e quelli che praticiamo, quelli che ci insegnano, non ha 10.000 anni, non più 200. Quindi se noi riusciamo a comportarci con moralità, e anche se la moralità è purissima, un fatto genetico che diventa continuo, intanto noi abbiamo l'impulso sarebbe questo, quello, e poi c'è un altro lato cognitivo. Se faccio riferimento a questo, queste cose qua non me le faccio più succedere, perché io sono sia tutte queste cose, sia tutte le altre. Io arrivo davvero con grande rispetto e partecipazione, perché io la capisco l'argomentazione, sarei angosciato quanto lei se non sapessi che c'è questo dettaglio. Sì, ma questo dettaglio, c'è chi ce l'ha di più e c'è chi ce l'ha di meno, e non dipende da lui. E dove è giusto? Quando uno dice, ma decidi che la volontà, io ho la volontà di fare, se non ce l'hai. Vabbè, tu ce l'hai, io non dipende da me il fatto che io non ce l'abbia. Io sono svogliato, ma ho deciso, sono andato la mattina, mi sono svogliato dicendo, voglio essere uno svogliato. Cioè, non dipende da me. Il mio, come io sono, non dipende da me. Non è una decisione che ho preso a tavolino lucidamente la mattina perché io voglio essere questo. Quindi qualunque cosa mi succede, che lo faccio io, che lo fa il mio essere, ma il mio essere non dipende da me, non l'ho deciso io.
Lo dice, sono non solo sì, esperienze, con magari sono esperienze, l'evoluzione, il genere. Comunque adesso non mi preoccupare. Mira, ma non la mia lucida, perché sì, allora io dovrei essere uno esterno a tutto questo, per decidere lucidamente cosa voglio essere. Allora sì che c'ho la responsabilità, ma siccome questo non sono, la responsabilità non sono. Tuttavia, è che permette che la logica della lei è volontariamente pigro, cioè, nel senso che lei volontariamente... No, mi dispiace essere pigro, non vorrei essere pigro. Ma non l'ho deciso io. Però, ecco, poi alla fine però, lei conoscendo la possibilità di essere molto peloso, decide di essere meno. E quindi nei termini che sollevano la signora, perché capisco l'argomentazione della signora sotto le sue parole. Cioè io sono un robotino. No, ma sì, nessuno di noi è un robotino. Anche quando noi ci comportiamo così come lei dice, io sono determinato storicamente dalle mie esperienze a essere più geniale. Moltissimo, dalla mia genetica. Alla fine l'alternativa io la conosco. Allora io sono determinato a essere pigro perché ho visto che non vale la pena. Penso a quelle persone che per la seconda volta sono state viste invadere i negozi d'affari, è difficile che poi li pulisco per la terza volta. Ecco, ora nessuno si interrogherebbe su come mai quello lì non si rimette a lavorare nel suo negozio un'altra volta. Tuttavia quella persona sa che potrebbe farlo, ha esperienza, là dice non conviene. Però, poiché la signora è angosciata dal fatto, dice, ma non quella persona senza avere la facoltà di decidere, mo lascia, farà anche pure lui, pensa le cose se ne va. No, quella persona lo fa avendo appunto quella illusione di essere assolutamente libero di avere deciso, mentre dentro di lei, ai loro, e pesa l'esperienza ripetuta della inefficacia, dell'inefficacia di sforzi, eccetera, eccetera. Però, quando mi dice che campo a fare, io vivo perché io sono la mia storia, i miei convincimenti, compreso quello che diceva di seconda l'unione, ma levando la moneta. E quindi io opero sempre con questa, dico io, illusione di libertà di scelta. Quel signore insiste invece. Sì, va bene, insomma, la libertà di scelta è molto illusoria, infatti però non è una illusione insoddisfacente. Poi colgo anche un altro contenuto, sostanzia che fa quell'altro mestiere. Quando le dice quella cosa parla di una sorta di se la realtà è così è brutta assai. Se fosse proprio così, cioè, una cosa che mi... esistono cose che noi stiamo scoprendo e che non sono molto, insomma, francamente non è che sono piacevolissime, no? Si dice che Galileo ha tolto l'uomo dal centro dell'universo, Darwin l'ha tolto come progetto finale di un dio, eccetera, eccetera, è arrivato Freud e gli ha tolto pure e gli ha tolto anche la piena consapevolezza delle cose. Cioè Freud dice che noi sappiamo molte cose senza sapere di saperle. Cioè, e questa è verissima esperienza, cioè, se chiedesse a ciascuno di voi che tipo di scarpe portavate 10 anni fa, dubito che qualcuno lo sappia. Se fossi in possesso di quel paio di scarpe e le mostrassi, dice, ah sì, queste sono le mie. Quindi è evidente che ognuno di noi sa, ma non sa di saperlo, di quali scarpe portava 10 anni fa. Tolti una volta tolto da Galileo da Divino, tolti da Freud, come pienamente coscienti di lui, eccetera, eccetera, non è che ne siamo usciti molto bene. Le neuroscienze ci stanno dando altre, ci stanno dicendo altre cose, insomma, ecco adesso. Secondo le neuroscienze, secondo appunto i bieghi materialisti, adesso la parola te lo meriti di più, e l'io di ciascuno di noi non esiste.
c'è Dio di ciascuno di noi, è l'impresa, è l'autopercezione del sistema del pulso. No. C'è il sistema del pulso. Ripeto, dottore, Dio non esiste, è l'autopercezione di un sistema del pulso. È la mappatura dei percorsi neuronici preferenziali. Cioè, me lo spiega bene. Le poverina sognerante. No, è facile, quando io penso una cosa, è facilissimo, guarda, quando io penso una cosa, parte un comando, percorre tutto e arriva, accende l'interruttore. La terza volta che lo faccio, questo, a forza di percorrere questo qui, quella stradina, come in un prato dove giocano i bambini o pascono le pecore, si scavano dei sentieri, si marcano i sentieri, questo neurone percorre, questo percorso che ha già fatto, quindi quello si è allargato e passa meglio. Adesso tutta la vita nostra, quindi le facce che vedo, le cose che faccio, è sotto che riconosco, eccetera, perché questo complesso di neuroni che quando nasciamo è omogeneo, si sono rafforzati nei percorsi preferenziali. La mappatura di questi percorsi preferenziali è il nostro senso, la nostra identità. Io sono questa cosa qui. Se un giorno, no? Quando non so, una donna, adesso spero che non c'è nessuno che ha perso un figlio, per esempio, no? Che magari ti viene a quell'ora, ti alzi su e vai ad aprire, anche se non c'è più, però perché? Perché dentro il tuo cervello, ancora a quell'ora lì sai che sta per suonare e ti alzi su e vai ad aprire. E magari ti dura 20 anni, perché quella è la mappatura, il senso della tua identità, di te. Ed è un dolore fortissimo, specialmente ad anziani, più quando si va avanti con l'età, quando c'è un cambiamento che devi adeguarti a questo cambiamento. C'è quel signore che chiede. Sì, la citazione che faccio adesso forse è un po' incompleta, però ricordo di aver letto che nel 1915 Freud, insieme a un ipnotista, ha condotto un esperimento. Hanno ipnotizzato un loro paziente con l'induzione che a fine ipnosi si sarebbe alzato e avrebbe aperto un ombrello che stava lì in quella stanza. Alla fine dell'ipnosi il paziente si è alzato e ha aperto l'ombrello. Alla domanda perché, lui ha risposto, per un attimo atteso, e poi ha risposto: volevo vedere la marca dell'ombrello. Allora, quindi, il paziente ha razionalizzato questa sua azione, che in realtà era già precedente, cioè non l'ha pensata lui, qualcosa ha creato un impulso, no? E lui poi ha razionalizzato quell'evento che non riusciva a... Allora, qui abbiamo l'evento che ci spiega che in effetti si potrebbe pensare che il libero arbitrio non esiste, no? Perché il pensiero precede l'azione, sostanzialmente. Però c'è un altro aspetto, che il cervello è manipolabile. Attraverso l'ipnosi si è riusciti a mandare un impulso al cervello. Quindi se lo facciamo per una cosa, lo possiamo fare per tutto. Allora è anche possibile determinare, se siamo soggetti ad essere determinati, possiamo decidere noi la cosa essere determinata. Certamente. Infatti è quello che chi si dedica alla preghiera, ma ci sono indirizzi un po' più moderni, tipo la psicoenergetica, quello che sia. Cioè, quando ancora una signora che si preoccupava di quale influsso nefasto possa essere quello determinante nei confronti dell'altro, ecco, se lei ha avuto figlio, persone di cui si è preso cura, lei avrà fatto dei disastri terribili, perché ciascuna di quelle persone che lei ha nell'accezione di cui lei le parlava, perché lei non può non avere determinato in quelle persone alcune conoscenze, cioè anche io in questo sono molto determinato dalle cose che lei mi dite, quello che lei mi ha detto mi condiziona moltissimo e mi mette sull'allerta. La prossima volta che racconto questa cosa devo stare attenta, non essere così sensibile, magari mi metto un po' di sensibilità particolare. Ora, però, così, io sono anche grato, perché adesso ho un'informazione preziosa dentro di me, posso essere in qualche modo assieme. Posso essere, malinteso, forse se inopportuno, eccetera.
sono stato determinato da lei, così come in qualche modo, anche se non si condivide quello che ho detto, e ciascuno di loro signori è determinato dal fatto, c'è qualcuno che dice che lo io non esiste, cioè l'io esiste solo come autopercezione del sistema nervoso, che funziona, si vede nella sua funzione e dice, io ci sono. Ed è presente anche che la somiglianza dell'uomo a Dio, Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, non è riferita evidentemente al vecchio con la barba, siamo seri, accorchiati, è riferita al fatto che l'uomo può fare questa azione di pensare a se stesso pensante. La coscienza di sé, non è la coscienza del proprio corpo fisico, come ho detto più volte, ce l'aveva anche il mio compianto gatto. La coscienza di me è che io so che dentro di me ci sta una cosa che pensa, io la vedo che pensa. Ora, pensare a me stesso pensante è la cosa che mi rende simile, che sarebbe la cosa che mi sarebbe stata regalata da Dio, eccetera. Ma lo io, quindi, è l'effetto finale di un sistema nervoso che funziona a un certo punto nell'uomo, riesce, c'è un affare, riesce a cortocircuitarsi. E quindi il sistema che aveva prima, che per esempio il cane e il gatto, insomma, mammiferi superiori, ha un sistema di automonitoraggio, cioè un cane vede se stesso nel suo sistema nervoso e dice mocchia il cartoccio della carne e fuggo, ma nel mentre si vede che desidera afferrare il cartoccio della carne, ricorda pure il fragascio di legnate che ha preso la volta prima, e quindi esso sistema di automonitoraggio decide che perciò vediamo il cane nel conflitto, che è il conflitto emotivo del cane, che mugola perché sa che vorrebbe prendere ma sa che è meglio di no. Ora questa cosa non è affatto semplice, che un granchio non lo sa fare, un cane sì. Noi altri sappiamo pure, ci guardi, io non so quanto macchiappere volentieri sto portafogli qui, oppure se il cassiere della banca qua adesso tutto ci ha smazzato, i soldi a lungo, la mano è meglio che sul matto. Però l'io che pensa tutte queste cose riesce a pensare a se stesso che lo sta pensando e magari si va anche pensando, è la cosa che c'è. In alternativa a questa che ce lo sono le neuroscienze, c'è soltanto il vecchio concetto, io ho l'arma, che so tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Invece, ora però pensate una cosa, a prima vista angosciante come questa, come sarebbe, io sono soltanto l'autopercezione del sistema nervoso che sta qua dentro, ecco anche questa cosa, cioè, bene, e a me che mi costa, cioè che mi leva questa cosa qui, cioè mi leva la spinta, non mi leva poco, fatto che veramente una valutazione nominabile. Se fosse proprio così che quando il mio sistema nervoso si ferma e sparisce Vincenzo anche a se stesso, quello che non voglio accettare, una delle cose che paradossalmente rassicurano gli altri è che quando io muoio non resta niente che se ne rammarica. Ma se io non andrò in Vincenzo, quanto mi dispiace che sopporto. Non solo, non esiste l'aldilà, non esiste un Dio garante, non esiste nulla, non esiste un Dio garante, quindi io muoio, ho fatto tutto il male, posso essere Hitler o Madre Teresa di Calcutta, e il mio spirito non è meglio se sono Madre Teresa di Calcutta, non è peggio se sono Hitler, è il cervello fatto male. Posso dire, sul discorso prima del determinismo, di essere determinati dall'esterno, io noto molto che siamo molto determinati dalle propagande, diciamo, e questo secondo me è molto interessante, perché nel momento in cui noi siamo un po' consapevoli, possiamo difendersene, nel momento in cui non ne siamo consapevoli, siamo molto più vittime di questa cosa.
Quindi paradossalmente io il fatto che non esista, perché io personalmente penso che non ci sia il libero arbitrio, lo vedo in modo molto positivo. Perché se è vero come è vero che la società umana ha dei grossi problemi, basta vedere quello che succede nel Nord Africa, ma anche da noi, eccetera, secondo me molte cose succedono sbagliate.